Ancora critiche per la questione degli spazi giudiziari che non sono consoni al rispetto che si dovrebbe alla magistratura, all'avvocatura e ai cittadini, ma anche e soprattutto un impegno rinnovato per opporsi all'accorpamento della Corte d'Appello di Salerno con Napoli. Questa mattina la Camera Penale ha ribadito le ragioni dello sciopero proclamato dal 18 al 25 gennaio. Ai nostri microfoni il presidente Michele Sarno. Abbiamo uno sciopero, lo abbiamo indetto per marcare una posizione forte, una posizione che non è la difesa di una categoria, ma che è la difesa dell'intera comunità salernitana, che non può sicuramente accettare che la Corte di Appello possa essere accorpata. E allora questa volta prevenire è meglio che curare, che fino a quando i parlamentari che noi abbiamo convocato stamattina non ci verranno a dire e a garantire che quel decreto legislativo viene accantonato definitivamente, il pericolo concreto che possa essere portato all'attenzione pubblica e votato in Parlamento c'è, e fino a quel momento noi protesteremo. Non è mancato poi un passaggio sulla recente nomina del nuovo presidente della Corte d'Appello salernitano, la dottoressa Russo. Ci sarà un magistrato di grande prestigio e di grande spessore, la dottoressa Russo, che si è contraddistinta per la sua attività in Calabria. Noi siamo molto felici, è la dimostrazione che Salerno è una corte d'appello importante, e credo che anche con l'adiuvo del magistrato che verrà a presenziare la corte d'appello noi potremo avere, diciamo, un ulteriore slancio nella tutela e nella difesa della corte d'appello. Che i primi a credere che non ci debba essere l'accorpamento sono proprio i napoletani. Questo per dire che non è una battaglia di Salerno contro qualcuno, ma a favore di una comunità.